Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi è un video particolare. Allora, visto che mi sono state fatte diverse richieste su come utilizzare certi prodotti che io magari ho utilizzato nel corso del tempo in tutti i miei video, ho deciso adesso, magari ogni tanto, di fare appunto qualche video dove vi faccio vedere come utilizzare i prodotti. Tra l'altro, se avete qualche richiesta particolare, scrivetemela nei commenti e io, se posso, sono ben felice di approfondire magari qualche argomento. Nel video di oggi vi farò vedere come ho realizzato gli abbellimenti che ho fatto per l'ultimo album di cui vi avevo parlato, abbellimenti che ho fatto con la Soft Clay di Stamperia. Sono degli abbellimenti leggerissimi che io ho utilizzato anche per altri lavori e ve li faccio vedere con piacere perché comunque sono una cosa che secondo me è molto utile. Allora, innanzitutto parliamo della Soft Clay. Vi faccio subito vedere una cosa. Io questa è già aperta, l'ho già utilizzata e per conservarla, partiamo un po' al contrario. Io la metto in un sacchetto di quelli per congelare gli alimenti e la chiudo con uno dei suoi, come si chiamano qua, questi fermi di fil di ferro, non so come chiamarli, ogni tanto non mi vengono i termini e faccio qualche casino, vabbè, non importa. E questo perché? Perché comunque la soft clay è una pasta morbida e se voi la lasciate all'aria e non la utilizzate subito tutta, ed è praticamente impossibile perché ce n'è una quantità notevole, finisce che vi si secca e non potete più utilizzarla. Quindi mi raccomando, quando la finite di utilizzare, mettetela nel vostro sacchettino, così siete tranquilli che quando la riprendete, anche se questa l'ho comprata. Boh, l'ultima volta che l'ho usata può essere stato più di un mese fa, voglio dire, quindi alla fine vedete che è ancora rimasta morbida perché io a volte quando ho tempo mi preparo degli abbellimenti e li tengo lì per quando mi servono. Allora, quindi questa è la Soft Clay di Stamperia, che è una pasta extra light, quindi molto leggera, bianca. E questi sono sempre di Stamperia, sono questi stampi. Vedete che vanno bene sia per il gesso, quindi si possono creare i gessetti, che in questo caso io li utilizzerò con la soft clay. E qual è la differenza? Allora, il discorso gessetto, che sono anche bellissimi, vanno benissimo, l'unica cosa è che sono più pesanti, perché sono dei gessetti, e se vi cadono si rompono. Io perché utilizzo, quindi ho anche fatto dei gessetti, tra l'altro poi vi farò vedere la differenza tra i gessetti e la soft clay, perché tanto dei gessetti già pronti ce li ho, vi farò vedere. Però mi piace utilizzare la soft clay perché voi questi abbellimenti li potete praticamente utilizzare dappertutto, anche su un semplice foglio di carta, se fate un album di scrapbooking. A differenza del gessetto che rimane più rigido e più pesante, questi abbellimenti rimangono leggerissimi. E quindi utilizzare questi stampi e la soft clay è semplicissimo. Io adesso vi faccio vedere allora due cose. Adesso vabbè, utilizzo questa qua con questi pesci, questo con questi abbellimenti marini. Ci sono dei pesciolini, delle conchiglie, degli stemmi, è veramente carino. E vi faccio vedere come è semplice appunto utilizzare la soft clay. La soft clay si presenta in questo panetto, adesso vi faccio vedere, così. Quindi è una pasta, vedete, molto morbida, che si lavora facilmente. Poi ci sono altri usi, per la soft clay, però questo si può usare così, pura, cioè senza unirla con nessun altro prodotto. E praticamente io vado a riempire il mio stampino. Adesso ne ho presa fin troppa, quindi vado a riempire, cerco di farvelo vedere così, tanto ho preso proprio questo che è piccolino, perché così ve lo posso far vedere bene da vicino. Cosa vado a fare? Vado a riempire, a schiacciare bene in modo da riempire perfettamente lo stampo, così. Dopodiché vado a togliere già tutta la parte in eccedenza sul contorno, in modo che poi quando togliete la pasta i bordi siano ben definiti, altrimenti rischiate che
ci sono delle sbavature che poi potete togliere dopo perché la pasta è morbida, non c'è problema, la potete tranquillamente tagliare con un cutter, però se lo fate già prima non avete più bisogno di farlo. Quindi in questo modo abbiamo riempito lo stampo perfettamente e l'abbiamo anche pulito intorno. Ora, questo stampo, perché sia, se voi lo fate, lo lasciate asciugare una notte, il giorno dopo è perfettamente asciutto e l'effetto finale ve lo faccio vedere perché ne ho già qua di pronti, è questo. Questi sono tutti abbellimenti del kit che vi ho fatto vedere, quindi vedete conchiglia, qua c'è un piccolo delfino e qua ci sono due pesci. Tra l'altro dopo vi coloro un pesce così vi faccio vedere come sono anche semplici da colorare, come la soft clay prende benissimo anche i colori. Per cui in questo caso noi abbiamo preparato il nostro stampino e lo lasciamo asciugare. Però voglio farvi vedere un'altra cosa. Allora, adesso utilizzo uno di questi decori. Farei tipo, facciamo questo, allora, una via di mezzo, piccolino, ma perché si deve asciugare in fretta. Allora, prendiamo questo fiocchettino qui. Lo faccio vedere qua, che ecco, questo fiocchettino. Perché voglio farvi vedere, quindi lo vado a trattare nello stesso modo di come abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a mettere bene dentro la soft clay. All'inizio, vedete, io la lavoro un po' in modo che entri proprio bene dentro tutto lo stampo, perché negli stampi ci sono i particolari, quindi bisogna riempirli perfettamente tutti. Quindi anche se debordiamo non importa. Schiacciamo bene e riempiamo tutto quanto. Poi andiamo a pulire intorno, così, in questo modo qui. Ok, e vedete che riaffiora il nostro particolare. Ok, adesso questa pasta poi non la butto di sicuro, ma la recupero tutta, quindi la raccogliamo così in questo modo. Vedete che ho tutte le bricioline, io la raccolgo tutta e la rimetto nella mia confezione perché adesso non mi serve più. Quindi, come vi ho detto, chiudo bene e rimetto nel mio sacchettino. Faccio uscire l'aria, chiudo e vado a chiudere bene. Questa soft clay, fino alla prossima volta che la uso, rimane qui e non gli succede nulla. Allora, cosa voglio farvi vedere? Adesso magari oggi non so se verrà perfettamente bene perché magari ci vuole un pochino più di tempo per far asciugare la pasta, ma noi ci proviamo lo stesso, tanto il concetto vedrete che è semplice da capire. Adesso, mentre questa pasta si solidifica un po', io vado a colorare un pesciolino. Perché voglio farvi vedere questa lavorazione con la pasta che non è perfettamente asciutta? Perché la particolarità della soft clay è che nel momento in cui si è un pochino solidificata, voi la togliete dallo stampo, è ancora morbida, leggera, la potete tranquillamente andare ad incollare sulle superfici curve. Quindi se volete decorare una bottiglia piuttosto che un vaso, qualsiasi cosa di leggermente curvo, invece di far asciugare la pasta per tutta la notte, la togliete quando è ancora leggermente morbida e andate direttamente ad incollarla sul supporto e la fate asciugare sul supporto prima di dipingerla e di colorarla. E potete fare dei lavori veramente belli. Quindi io adesso lascio questa, vediamo se riesco a farvi vedere il tempo di colorare un pesciolino, quello che ho in mente di farvi vedere, e la lasciamo qui.
che si secchi un pochino. Invece vi faccio vedere come colorare. Allora, coloriamo questo pesciolino qui. Questa soft clay, vedete che intanto il colore è bella bianca, è bello bianco come colore, quindi il colore attacca benissimo. E poi vi voglio far vedere che anche degli acquerelli, che comunque sono dei colori che non sono completamente coprenti come gli acrilici, funzionano benissimo perché la soft clay si colora benissimo. Quindi io utilizzerò questi, i miei acquerelli, che sono belli come acquerelli, sono molto coprenti e io mi trovo benissimo perché li uso tantissimo. Tra l'altro hanno la tabellina, vedete? Allora, gli acquerelli si presentano in questo modo, ma il colore non cioè, in realtà il colore scuro così non vi fa capire esattamente qual è la resa. Invece c'è il suo riferimento colore, dove voi avete esattamente il colore una volta che lo bagnate di come rimane, quindi è perfetto. Ora io andrò ad utilizzare questi colori per colorare il mio pesciolino. Prendiamo il nostro supporto per i colori, pennellini, acqua e un tovagliolino di carta, che sono le uniche cose che ci servono per colorare con gli acquerelli. Ora utilizziamo, vedete che io di riferimento ho la mia tabellina qui, quindi utilizzo questo giallo, per cui è questo, vedete che ho fatto questo giallo qui per avere il riferimento con il colore. Ok, mettiamo la tabellina qui, ho fatto uno zoom per vedersi meglio come coloro il pesciolino e quindi rimane un pochino meno spazio, però così si dovrebbe vedere. Per cui io vado a prendere il mio giallo, questo, lo metto qui. Vedrete che sono molto molto coprenti e vado a colorare il mio pesciolino. Ora, questi colori sono coprenti, ma anche la soft clay vi assicuro che fa la sua parte, perché vi faccio vedere, guardate solo con una passata già come viene colorata bene. Se vogliamo dare una seconda mano, dobbiamo aspettare un attimo che asciughi la prima mano, così rimane più definito il secondo colore, altrimenti non copre abbastanza. Però, ecco, vi faccio vedere, già vedete l'effetto. Quindi il giallo, guardate, praticamente ho dato solo una mano e il colore è già perfetto. Mettiamo via i nostri acquerelli, quindi li rimettiamo nella loro scatola. Ah, ecco, vi faccio vedere come praticamente ho preso un pezzo di carta da forno che ho piegato della misura giusta e la metto sempre tra il fogliettino con tutto il riferimento colori e i miei acquerelli, in modo che non si sporchi il particolare con i colori. Per cui mettiamo via gli acquerelli,
Lasciamo qui i particolari che ho già colorato e vediamo se riesco a farvi vedere quello che volevo con la soft clay non ancora asciutta. Il tempo che è passato è quello veramente che avete visto, perché io ho avuto solo il tempo di colorare un pesciolino, quindi potrebbe essere che non sia sufficiente, ma adesso proviamo a vedere se piano piano riesco senza romperlo a far uscire la mia pasta. Paura che sia un po' presto, perché diciamo che dovrebbe stare anche una mezz'oretta, così basta. Però vediamo, magari ci riusciamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati fortunati. Allora, questo particolare, ve lo faccio vedere qua, questo mio fiocchettino, non è ancora asciutto. Non è ancora asciutto, è ancora morbido. Quindi se io adesso volessi attaccarlo su una superficie curva, per esempio, prendiamo questo vasetto. Se io voglio, lo attacco, vedete, lo posso piegare in questo modo, far aderire al mio vasettino, vedete che si è piegato, lo tengo perché se no cade, quindi lo posso incollare in questo modo. E aspettare che asciughi sul mio vasettino. Una volta asciutto, posso tranquillamente andarlo a colorare. Adesso ovvio, giusto solo ho fatto vedere una superficie curva, questo non è colorato, non è niente, ma voi immaginate un vasettino che è bellissimo, viene bellissimo, potrei farne magari uno per farvi vedere, già colorato di bianco, mettete sopra il vostro fiocchettino e poi colorate tutto in tinta e date le sfumature. E quindi con niente avete già fatto un bel lavoro. Quindi questo è quello che volevo ancora farvi vedere per quanto riguarda la soft clay e l'utilizzo non ancora perfettamente asciutta. Anche il video di oggi è terminato, è stato un video brevissimo, perché appunto ci tenevo a farvi vedere come creare questi abbellimenti. Questi probabilmente li utilizzerò nel prossimo video per fare una card, adesso vediamo, così vediamo anche come appunto si possono utilizzare queste cosine così leggere. Ne metterò più di una sulla stessa card, quindi vedrete che non sono assolutamente un problema perché sono veramente leggerissime. E, detto questo, vi saluto, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!